si sa, gli esseri umani si lasciano distrarre facilmente. In questo video vi mostriamo 10 persone che sono state filmate al picco della loro distrazione e hanno causato dei piccoli incidenti imbarazzanti che vi faranno sbellicare dalle risate. Iscrivetevi rapidamente al canale e lanciatevi in questa nuova simpatica classifica di gesti distratti. Numero 10. Ascensore. Una delle cause più frequenti della nostra distrazione è senza dubbio il cellulare. Sapevate che una grande percentuale degli incidenti automobilistici che si verificano ogni anno è imputabile al cellulare? Questa signora che si sta dirigendo verso l'ascensore sta smanettando col suo telefonino. Forse per inviare un messaggio alle persone con cui sta per incontrarsi. Sicuramente ha usato l'ascensore condominiale centinaia di altre volte nella sua vita e pensa di poterlo raggiungere anche ad occhi chiusi, o meglio abbassati. I suoi piedi la conducono proprio davanti alle porte, ma la donna non si accorge che sono chiuse e ci sbatte violentemente contro. In ogni caso, il suo senso dello spazio è certamente più sviluppato di quello di quest'uomo, che invece sbaglia totalmente la direzione e si schianta contro il muro a circa 3 metri dall'ascensore. Quanto doveva essere importante il messaggio che stava scrivendo? Numero 9. Fontana. Le videocamere di sicurezza sono uno strumento molto prezioso per mantenere ordine nella città, ma ci permettono di rivedere certe gemme che altrimenti andrebbero perdute. Questa donna stava facendo compere in un centro commerciale di Pechino quando le è squillato il cellulare. Deve aver ricevuto un messaggio sconvolgente perché ha trascorso diversi minuti con gli occhi incollati allo schermo del cellulare. Invece di fermarsi a leggere, però, la signora ha continuato a camminare come se niente fosse ed è finita dritta dentro una fontana. Il suo incidente, comunque, è tutt'altro che unico. Quest'altra donna è stata distratta da un drone che le svolazzava sopra la testa e che, ironia della sorte, ha ripreso il momento esatto in cui anche lei è inciampata nel bordo di una fontana. Non possiamo fare a meno di pensare che il drone l'abbia distratta di proposito. Voi che ne pensate? Numero 8. Palo. Questo video rappresenta la punizione perfetta per tutti i guardoni che mettono a disagio le donne che escono da sole. Il protagonista è un uomo che non riesce a staccare gli occhi da una signora che sta attraversando la strada alle sue spalle e, di conseguenza, non presta attenzione agli ostacoli che si trovano al suo cammino. I suoi passi alla cieca lo portano a scontrarsi con il palo di un cartello stradale che lo colpisce dritto sull'orecchio. L'uomo cade e il cartone di latte che aveva tra le mani si schianta sul pavimento creando una pozza bianca e appiccicosa. Il malcapitato si regge l'orecchio come se stesse per cadergli e solo in un secondo momento si accorge della sorte del suo latte. Adesso dovrà tornare in negozio per comprarne un'altra confezione. Speriamo che abbia imparato la lezione. Numero 7. Decappottabile. L'uomo del palo ha un cugino altrettanto dispettoso. Si tratta di quest'uomo a bordo di un'auto lucida e costosa, una decappottabile moderna che gli riserverà una sorpresa davvero spiacevole. L'uomo si trova all'uscita di un parcheggio e si avvicina alla colonnina per procedere al pagamento. In quel momento, una bella ragazza sfila davanti alla sua macchina e rapisce la sua attenzione. L'uomo spera di impressionarla con la sua automobile di lusso e spinge sull'acceleratore per avvicinarsi alla donna. Passandosi una mano tra i capelli, con fare seducente e pronunciando qualche parola che suona come un invito. La signorina non ha nemmeno il tempo per rispondere alla domanda, perché in quell'istante la sbarra del parcheggio si abbatte violentemente contro la testa del Casanova. La prossima volta sarà meglio comprare una macchina col tettuccio. Numero 6. Porte. Questo postino è pronto a cominciare il suo giro di consegne, ma non ha fatto i conti con il sonno che ancora lo avvolge. Si incammina verso la porta a vetri della struttura, ma invece di centrare l'apertura, si schianta contro la vetrata trasparente. Secondo voi a cosa stava pensando in quel momento? Il suo primo pensiero dopo l'impatto invece è chiarissimo. Controllare che nessuno l'abbia visto durante l'incidente. L'uomo sembra rilassato perché l'androne del palazzo è vuoto, ma per sua sfortuna l'intero edificio è disseminato di telecamere. Per sua fortuna è in buona compagnia. Quell'altro uomo sta camminando per strada con il cellulare incollato all'orecchio, quindi non ha ostacoli nel suo campo visivo. Di fronte a lui c'è un furgoncino bianco parcheggiato che è molto più evidente delle porte trasparenti del postino, ma il nostro passante riesce comunque a schiantarsi in pieno contro la carrozzeria del mezzo. Numero 5. Orso. Questo video deve essere stato filmato con un drone che passava di lì per caso,
perché la scena che ha registrato non poteva assolutamente essere prevista. Il video si apre con un orso che passeggia amabilmente nel bosco e all'improvviso lascia il sentiero per andare a nascondersi tra i cespugli. Nel frattempo il drone cattura l'arrivo di un uomo, che cammina col telefono in mano e sembra completamente assorbito dallo schermo. Non ha idea della sorpresa che lo attende a pochi passi dal sentiero. L'orso produce un rumore spostandosi e lo sventurato passante alza la testa incuriosito. Da dove è uscita quella bestia? Quando si accorge che si trova alla mercé di un animale selvatico e pericoloso, l'uomo si mette rapidamente il cellulare in tasca e se la dà a gambe allontanandosi nella stessa direzione da cui è venuto. Per fortuna, l'orso non lo insegue e questo fortunato telefono dipendente riesce a mettere in salvo se stesso e il suo prezioso cellulare. Numero 4. Garage. Questo filmato riprende un rapimento involontario. Vi state chiedendo come sia possibile sequestrare una persona senza farlo apposta? Ve lo spieghiamo noi. Questa motociclista esce dal suo garage per fare un giro e rispetta attentamente il codice della strada, attendendo che le automobili liberino lo svincolo prima di mettersi nella carreggiata. Poco prima di allontanarsi, però, si ricorda di aver lasciato aperta la porta del garage. La donna non si disturba nemmeno a voltarsi e chiude la saracinesca con un tasto del telecomando. Proprio in quel momento, lungo la via, sta passando la vittima del rapimento involontario. La donna ignara viene letteralmente risucchiata dalla porta del garage, che si chiude trascinandola all'interno dell'abitazione mentre la motociclista parte per la sua passeggiata. La sventurata, ripresa anche dalle telecamere nel garage, bussa freneticamente contro la porta e scuote la testa sconvolta. Per un rapitore seriale, questa tattica potrebbe rivelarsi perfetta. Numero 3. Vetrate. Alcune persone non imparano mai dai propri errori, e questa donna è la testimone perfetta di questa triste verità. La signora si incammina in tutta fretta verso quella che le sembra una porta aperta, ma in realtà è una vetrata trasparente. A chi non è mai capitato? La donna sbatte contro il vetro, si accorge dello sbaglio e si sposta di qualche centimetro per centrare la vera porta, tra gli sguardi sconvolti delle persone che la circondano. Anche stavolta però si schianta contro la vetrata, urtando ancora più violentemente di prima. A quel punto la gente non sa se ridere o piangere. La donna, terribilmente imbarazzata, scavalca un tappeto di ostacoli convinta che le stiano ostruendo il passaggio. E, avete indovinato, sbatte la faccia contro la terza vetrata trasparente. La sua disavventura ci ricorda tanto quella del ragazzo che si è schiantato contro la pensilina dell'autobus mentre camminava guardando il cellulare. Fate attenzione, gente. Numero 2. Piscina. Perché limitarsi alle fontane? In questa classifica vogliamo fare un passo avanti e proporvi direttamente un tuffo accidentale in piscina. Anche quest'uomo è troppo assorbito dal suo telefonino per accorgersi degli ostacoli sul suo cammino, ma siamo abbastanza certi che abbia imparato la lezione. Sia lui che il suo cellulare fanno un tuffo involontario nelle acque della piscina e diventano famosi per la loro distrazione grazie alle telecamere. Che figuraccia! Se non altro, quest'uomo ha la scusa del cellulare, perché quest'altro ragazzo è precipitato in una piscina con gli occhi bene aperti. Probabilmente ha visto qualcosa di interessante dall'altra parte della vasca e ha deciso che tuffarsi fosse la via più breve per raggiungerla. Ma come si fa ad essere così distratti? E voi siete delle persone poco accorte? Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per dimostrarci che seguite i nostri filmati con grande attenzione. Numero 1. Marciapiede. Siamo arrivati in cima alla classifica e non potevamo non concluderla con un episodio di disattenzione causato da un altro cellulare. Questa signora sta passeggiando lungo il marciapiede a testa alta e deve per forza aver notato l'ostacolo sulla sua strada. Si tratta di uno scantinato sotterraneo con le porte bene aperte, nel quale stanno lavorando degli operai. La signora, però, si distrae a guardare il telefonino proprio un secondo prima di urtare una delle porte e precipita nel sottosuolo facendo una capriola che sembra piuttosto dolorosa. Le due passanti che camminano nella direzione opposta non possono fare niente per salvarla. Speriamo che la signora non si sia fatta troppo male. Quale di queste scene esilaranti vi ha fatto più ridere? Vi è mai capitato di inciampare in maniera così plateale? Raccontateci le vostre esperienze più imbarazzanti nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video
e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre classifiche. Ma soprattutto, fate attenzione alla strada quando camminate. Potreste ritrovarvi in uno dei nostri prossimi video.